Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, concorrenti in postazione, giuria stabile. Stabile, sempre loro, ormai famosissimi, Fiamme Tappadda, giornalista enogastronomica. Ah, con la mentuccia oggi, profumata, non l'avevi vista, eh? Riccardo Rossi, attore. Chiara Matti, blogger culinaria. Ve lo faccio anche un applauso perché questo è il mio punto forte. Annalisa, dalla Spezia. Matteo, da Genova, anche se ormai si è trasferito a Torino. E lavora in banca, lui fa ragioniere. Siamo d'accordo. Vediamo chi è più bravo in una prova di manualità. Un taglio che bisogna saper fare se si vuole cucinare. La julienne di zucchina, in questo caso, anche un elemento abbastanza facile da fare. Chi la fa meglio e più omogenea? Non interessa la quantità ai nostri giudici, ma l'omogeneità del taglio. Due minuti, via! Questa prova non vi dà punti, però chi la vince sceglierà l'ingrediente principale sul quale cimentarsi nella prova successiva. Quindi impegnatevi. Guarda, Simone, ho parlato prima con Fiammetta che mi ha detto: Riccardo, sono proprio agitata. Dico, perché, che è successo? Fiammetta, dimmi un po', sta Julienne. Sta da fa. Se non viene, io qua gli do dei voti mal pestiferi. Non c'è il voto qui. Quindi ti ho già fregato. Così. No, vi do io un trucchetto. Allora, la zucchina all'interno ha molta acqua, è acquosa, è morbida e soprattutto ha poco sapore, specialmente queste qui grandi. Quindi spuntatela, tagliate soltanto la parte verde con mezzo centimetro di polpa sotto, così sarà anche la base sul quale poggiare la vostra fetta di zucchina e tagliarla poi finemente col coltello. Fermo in punta e si fa scorrere facendo queste listarelle. Se le lasciate in acqua e ghiaccio, ad esempio, sono ottime da friggere. Fiammetta è nera. È nera, Fiammetta. È nera? Nera, nera. Dito, Riccardo, questa julienne non va bene. Trema la mano. Con calma, sto guardando la... Avete 45 minuti di tempo. Possiamo anche... Io ho detto non c'è fretta, basta la precisione. Possiamo anche sospendere. Ma lavori in banca o fai il geometra? Metti proprio... Attenzione. Mettetela pure sul piatto, velocemente. Attenzione. Due minuti, non vorrei che magari uno a Genova, uno alla Spezia. Due minuti sono 120 secondi totali. Sì. Stop! Mi dovresti mettere... No, se vuoi li porto così. Ma no, ti do un piatto. Vai. Molto bene. Pronti? Sì. Oddio. Annalisa e Matteo. Beh, che è una... Beh, vince Annalisa. Sì. Sì. Per quanto? Per quanto... Per quanto Matteo sia stato bravo, vince Annalisa. La prossima è... Per quanto Matteo sia stato bravo, Annalisa è stata più precisa. E sceglierà tra risotto allo champagne o pasta con la ricotta? Entrambe. Pasta con la ricotta. No, arrivo per Riccardo, scusami. Pasta con la ricotta è l'ingrediente principale della prova di abilità. Pasta con la ricotta, la vostra versione, però potete elaborarla come volete. Per farlo avete tutti gli ingredienti dentro la dispensa, avete 30 secondi. Se li utilizzate bene con testa, quindi non vi dimenticate niente, il campanello potete utilizzarlo successivamente per avere un aiuto dal sottoscritto. Pronti, via, 30 secondi. Non vi dimenticate niente. Per 4 persone che amano la ricotta, pasta all'uovo fatta con 100 grammi e un uovo per persona, impastata insieme. 250 grammi di ricotta vaccina, 150 grammi di castelmagno stagionato, un cucchiaio di miele d'acacia e
200 g di erbette che siano bietole o spinaci bolliti e strizzati, sale, pepe, una noce di burro. Basta. Stop al tempo. Pacche di melanzane, zucchine, ricotta. Ah, buoni. 10 minuti, via. Questo è un mal tagliatino? Come lo chiami? Lasagnetta. Era un campanello. Perché no. Ho presentato din. Scatto, no. Allora. Allora, una lasagnetta questa? Sì, è una lasagnetta di pasta fresca. No, dai. Sì, sì, allora da noi si chiama così. Se me lo dici con quella vocina, allora si chiama lasagnetta anche per me. Che ci fai con la lasagnetta? Allora, facciamo una preparazione con la cipolla rossa e l'arancio sbucciato a vivo e il cappero. Lo salto in padella velocemente. Allora, ma se io vengo in banca da te e ti chiedo un mutuo con quella vocina lì, cioè vengo subito. Dico anche di no, però, per il mutuo. Mi dici no, guarda, no. Non lo possiamo dare il mutuo. Lo sai, Riccardo, che farei una fusione fra la tua e la sua voce e ve le ridistribuiremo insieme. Ma non tanto per sentire le più alte, Ci provo, promesso. No, ma era una cosa parlare più. Ah, ecco. Grazie. Allora, sei dolce come la tua vocina o è soltanto una maschera che nasconde? La seconda che hai detto. Ah, okay. Bene. E con chi litighi normalmente? Cioè, quando fai un bel piatto, cucinerai per qualcuno, no? Sì, sì. Vedo un anello molto bello al tuo dito. Sì, no, sono sposata. Appunto, lì voglio arrivare. E quindi la persona che assaggia queste cose è soprattutto mio marito, mia figlia, quando degli amici si prestano volentieri. Perché io so che tuo marito ti ha sottoposto un articolo dove c'era un corso di cucina, sì, raccontami. Circa un annetto dopo che ci siamo sposati, non volendo, mi ha fatto trovare sul tavolo questo articolo con questa scuola di cucina e mi dice, ho chiesto se c'era qualche allusione, ma mi ha detto di no, però mi sono iscritta, mi è piaciuto in effetti. Certo, non c'era assolutamente un secondo fine, no? No. Diciamo di no. Vabbè, quindi qua abbiamo detto cipolle e capperi, quindi dolcezza e profumo con salinità, freschezza e acidità dell'arancia pelata a vivo e la pastosità e avvolgenza della ricotta su una pasta fresca. Qua invece Matteo, che cucina per chi? Per se stesso, per gli amici. Quindi sei single? No, è per Raffaella. Allora, chi è lei? È la mia fidanzata, la mia convivente. È anche la mia compagna. Cavia. E anche la mia cavia, assolutamente, okay. Sì. Cosa gli fai di bello? A lei niente, perché oggi sono qua, però... è ovvio. No, sto però preparando i mezzi paccheri farciti. Allora, intanto partiamo da quella di oggi, giusto. Mezzo paccheri farcito. Farcito con una ricotta di bufala. Con una ricotta di bufala. Acqua. No. Mi levo la giacca, scusa un attimo. No, vabbè, fai come vuoi. Hai fatto un fondo di scalogno? Un fondo di scalogno, zucchini e un goccio di melanzane. Un goccio di melanzane. Cucchiaio di melanzana. Poi ci mettiamo un po'. Di olive taggiasche. Le nocciolate sott'olio, le mie preferite. Buone. Ok? Ha chiesto un mutuo. E tutto questo sarà la farcitura insieme alla ricotta del pacchero. Esattamente. Farcito a freddo poi o farcito a freddo, okay. A freddo. Perfetto. Farcito a freddo, un pochettino di finocchio. Allora, tu ti sei trasferito a Torino. Esatto. E a vicino Torino, a Torino. E a Torino c'è un bel movimento culinario, tant'è che a un evento di questi tu hai cucinato, sei stato chef per un giorno. Sì. Cosa hai fatto? No, chef per un giorno, io 5 cappelli 2 più ho preso fiammetta fadda. Stiamo parlando per una volta tanto di non di te. Quindi si parla raramente di me qui, visto che molte volte non mi si chiede nemmeno il piatto a me, va bene? No, sentiamo, chef per un giorno. Non era un format televisivo, ma era una vera e propria prova culinaria con un non professionista che mette in seduta 50 persone. Cosa gli hai cucinato? Ho Madre cucinato mia. Al ristorante del pesce e ho preparato dei gamberi scottati al brandy, accompagnati con un riso venere impiattato, e poi vabbè, una bisque di crostacei. La bisque, sai cos'è la bisque? Non è una parolaccia toscana, bensì è un brodetto rosso, è l'estratto
dei gusci, quello che si chiama fumetto con l'elisca dei pesci bianchi si chiama... Pensa, non lo conosce nemmeno Fiammetta. Ti dico solo questo. Come no? Ah sì, ah scusami. Pensavo che fosse una cosa tra te e lui. Capito? Una bisque. Cioè, ormai pure la bisque. La bisque. Una bisque non sottoposta a non so quale procedura. Ma chi la chiede la bisque? Allora, si stende la pasta, si fa il ripiano in maniera molto semplice. Si tritano gli spinaci o le biete che avete scelto, già bollite e strizzate. Tritate, mischiate con la ricotta. Sale, pepe. Il formaggio Castelmagno va sbriciolato con le mani all'interno e lasciate soltanto un cucchiaio a parte. Aggiustate ovviamente di sapore e quella sarà la farcia di... Io faccio i tortelli, quindi li faccio chiusi a mezzaluna. Quelli fate bollire in acqua salata con un goccio d'olio, li scolate in padella con il burro fuso, con un pochino di Castelmagno che avete lasciato a parte, e acqua di cottura. Li fate lucidare fuori dal fuoco. Sono così semplicissimi, senza condimenti esterni, solo laccati, e il vero sapore è proprio dato dal Castelmagno, mitigato dalla cremosità della ricotta. E sopra un filo di bisque. Guarda, che hai detto che cos'è una cosa... Allora, io e Fiammetta spieghiamo a te e ai nostri amici. Grazie. Cos'è la bisque. Bisque. Scritto bisque. Bisque. No, vai avanti che eri già a buon punto, allora, dovevi terminare. È una cosa molto... Allora, il vero sapore dei crostacei sta nel guscio quando si parla di pasta. Perché la pasta ha bisogno di acqua, quindi il sapore va dato a un liquido. La polpa va messa negli ultimi 10 secondi di cottura, quindi il sapore va dato da qualcosa. Prendi gli scampi, li sgusci, prendi i gusci e le teste, le passi sotto l'acqua. Sedano, carota e cipolla a pezzi grandi, olio, alta temperatura, si mettono i gusci e si tostano. Quasi devi sbruciacchiarli un po'. Poi il trucco sta lì, coprire con acqua gelata, meglio al ristorante si fa con il ghiaccio. Sì. Lo sbalzo termico già porta un po' di pigmento rosso al liquido. Ah. Un pochino, sì, tende al rosato subito. Poi si mette, io metto un gambo di prezzemolo che tira via un po' di odore e due pomodorini spezzati dentro. Trucchetto, se la volete rendere salsata, per condire magari una tartare con il freddo, mettete un pugno di riso in tostatura all'inizio con i gusci, che poi rilascia l'amido, quando si va a filtrare la salsa viene automaticamente legata senza aggiungere farina. I francesi mettono anche un po' di panna. Di panna dentro, io la faccio liquida, poi la riduci, fai bene, la riduci, fai bene. E poi con quella tu fai un fondo di cottura, che ne so, con dello scalogno semplicissimo, una zucchine, ci butti la bisque dentro. Quanta? Un bicchiere? Un mezzo litro. Ci butti la pasta, la cuoci dentro, già sa di scampo, sì, che poi ce la metti alla fine. Però qua parliamo di ricotta, non di bisque. E siamo anche a 2 minuti e mezzo alla fine della gara. Un attimo di aggiornamento, qua al fondo di scalogno, zucchina, melanzana, oliva di taggia, pinoli, abbiamo aggiunto un po' di passata di pomodoro e origano a profumare, sarà la farcitura dei paccheri. E pinoli. L'ho detto? Ah, non ho sentito. Ero distratto. Ci penso io. Qua invece abbiamo già saltato la pasta, attenzione. Ha bisogno solo di 3 minuti questa pasta. Ma guarda, a noi va benissimo, perché prima me lo fai e io più sono contento, ok? Mi prendere perché in se... giro. No, no, non ti prendo in giro, mi piace che parli così, perché sento sempre una voce stridula. Perché ti sei messa con la pinzetta? Perché mi piace creare un po' di scena. Okay. E qua che ci mettiamo? Ti faccio vedere, sorpresa. Vai. Ma vuoi con un cucchiaio prendere un po' di salsina e metterci? Infatti cercavo. Qui infatti cercavo. Mi siedo, perché quello non mi vuole. Io ho messo i pinoli, no. L'arancia, il cappero e la cipolla. C'è un silenzio qua. Dunque, Simone, guarda, ma non ci lottare, fai così, guarda, Stai a vedere, Ti tiro un trucco. Tac. Prova. Grazie, Grazie. Ero concentrato, Simone, perdona. Se mi scoli quegli altri, chiedo l'aiuto. Se mi scoli quei paccheri rimasti, poi li finisco io a cacio e pepe per lo studio. Che. Te lì. Se ti do fastidio, dimmelo, No. No. Mi fa piacere. Simone. Allora, abbiamo lavorato la ricotta. Hai lavorato la ricotta con dell'erba cipollina, sale e un goccio d'olio. Ok. Hai farcito metà pacchero. Esatto. E adesso andrai a completarlo. Terminare con una sorta. È una sorta di. Non potrebbe essere presa male, però. Sembra una caponata a vederla così. È una sorta di caponatina. Una caponatina? Sì. Che
segno è la tua ragazza? No! Grazie amici! No! Vabbè, mi ucciderà, no. È appassionata di astrologia. Non so i segni, so quando è nata, ovvio. Sarei tanto contento di togliertelo quel piatto, dai, mettilo. Basta. Ne ha fatti quattro, uno anche per Simone Ruggiati. Fanne un chilo per la tua ragazza, perché se vede che non sa che sei, se non sai che segno è. Vuoi cambiare abbiamo posto? Un ritmo, no. Vuoi cambiare posto? Allora, la lasagnetta, ma perché lei ha chiamato la pasta lasagnetta, non come formato, diciamo, finale, con cipolla, arancia, cappero e ricotta, che fa molto Sicilia, se devo essere onesto. Beh, sì. Infatti. Sì. Bene. Io mangio solo il cappero. No. Mangio tutto. Mangia. Però vedo la cipolla house. È parte integrante della ricetta. Però è tanta. So che mi odio quando sto col piatto di sotto. C'è una cosa gelata, proprio gelato, dopo gelato. La ricotta. La ricotta. Bene, lo metto in mezzo. Che dici? Quale oggetto di discussione? Prego. Allora, l'arancia dà quel gusto acidulo che sta molto bene. Per cui, secondo me, il piatto è bilanciato, equilibrato come sapori. La ricotta, però, invece che metterla così a freddo, effettivamente, io l'avrei messa proprio mentre condivi la pasta, ovvero in modo che si sciogliesse un po' e si amalgamasse insieme alla pasta. Perché i sapori sono tutti perfetti, quindi ottima come ricetta, avrei fatto solo l'aggiunta della ricotta così. Io trovo questa cosa qua della ricotta mi andava sciolta, come dice giustamente Chiara Maci, e trovo anche un difetto... È molto poca. È proprio poca. Ma aspettavo la seconda parte seriosa. È poca. Sta scherzando, la quantità. Ma se era poca, Vabbè, ma devi fare un assaggio. Ho capito, era poca, mi piace dirla di più. Va bene, quindi ti è piaciuta perché sei rimasta la voce. Esatto. Ok, visto, ci arriviamo poi. Ci ammetta. Ecco. È un incrocio tra un piatto di cucina contemporanea, quindi piccolissima porzione, molto curata la presentazione, con queste piccole sfogliette sovrapposte, e invece un gusto piuttosto rustico, perché la cipolla cruda oggettivamente dà un tocco... Cruda? Non è cruda. Come non è cruda? No, è crudissima. Sembra cruda. Sì, perché l'ho passata. Cotta poco. È un po'... violenta, a mio parere. Bene i caperi e la nota dell'arancia. Bene, assaggiatevi questo bonbon che ha fatto Matteo. Prima che si freddi. Prima che si freddi. Grande fiammetta con le mani. Certo. Così voglio io. Ottimo. Alla fine può essere un finger. Oppure gratinato. Lui mangia così, anche il pollo arrosto. Quello Simone, devi prendere questa. Ne lascio uno così capiamo anche da casa di cosa stiamo parlando. Se no parliamo su un piatto vuoto. È vero. Piatto di Matteo. Mezzo pacchero farcito di ricotta all'erba cipollina con finta caponata, ve la chiamo così. Con finta caponata che in bocca comunque ha il gusto della caponata ed è ottimo perché secondo me caponata con la ricotta usata come ripieno di un paccaro è un abbinamento splendido, quindi si sposa perfettamente. L'unica cosa che ti dico è che io avrei messo anche un sughino sopra, cioè il ripieno è perfetto, il paccaro ottimo, anche la cottura. Avrei messo un filo, tu hai messo un filo d'olio solo? Sì. Io avrei messo proprio una salsina magari. Io devo dire, molto buono e... Che ti devo dire? Molto che buono. Ne volevi 27. Beh, certo. Questo è proprio... Vabbè, era l'antipatria, con calma. Vabbè, con calma. È solo la prima sfida, no? Però ti è piaciuto? Sì. Era un finger food. Ci ammetta.
E trovo che il pacchero fatto così, in piedi e riempito, farcito, è una delle grandi invenzioni che sono state fatte a un certo punto dalla cucina di oggi, no? Insieme anche ai conchiglioni ripieni. Quindi è pieno di sapore, è molto divertente da presentare, si può anche mangiare con le mani, quindi un tipo di pasta che va bene mangiato con le mani. Dentro è molto saporito e morbido, avrei messo anche un po' più di ricotta magari. Ok, ditemelo con il gessetto per il piatto di Matteo, il mezzo pacchero farcito, da 1 a 5. Torniamo sul primo assaggiato, piatto di Annalisa, lasagnetta, come la possiamo definire? Alla siciliana povera con ricotta? A me mi ricorda molto la Sicilia quel piatto lì. 14 a 12, la prima manche la vince Matteo. Bel punteggio per entrambi però, eh? Molto bello, molto bello. Pensa che io vorrei parlare con te di tante cose, eh? Adesso ci facciamo amicizia. 5 minuti di pubblicità e poi torniamo e parliamo. Bentornati in studio, due paste con la ricotta molto buone, 14 a 12 per Matteo su Annalisa, quindi sceglie Matteo tra due cose che di solito stanno bene insieme, però devi sceglierne solo una. Ceci o gamberi? Gamberi. Gambero, più pregiato. Bene, sono i gamberi l'ingrediente principale della prova di creatività. Crostaceo super utilizzato e super versatile, quindi la prova di creatività, tutto dipende da quello che prendete nella vostra dispensa. 30 secondi, via. Per Annalisa, melanzana, pepe, cacao. Per Matteo, porro, carotina sbollentata, panna, sì, menta, tè verde. Per Annalisa, patata, parmigiano, altre code di gamberi, latte. Simone, scusa, vado in rosticceria, torno subito. Grazie, scusate, lo sapevo che stavo aspettando. Allora, mentre torna Riccardo Rossi, diamo il via. 10 minuti, pronti? Via. Allora, due cose simpatiche, una di qua e una di là. Matteo ha tirato fuori un tè verde alla menta, se non sbaglio. Esatto. Ok, no, tè verde basta. No, tè verde alla menta. Tè verde alla menta. Che farà con? Che lo uso per cuocere i gamberi. Ok. Con un po' di menta fresca e cuociamo i gamberi. Quindi poi facciamo un'infusione, se vuoi l'acqua calda c'è già lì sotto. Sì, devo trovarmi un contenitore. E con porro e carotina? Col porro lo faccio poi sbollentare e faccio un involtino sul gambero e con le carotine faccio un purè, una crema di carote da abbinare al porro. E quello lo fa il tè? Poi faccio il tè. Ah, ok. C'era anche il bollitore con l'acqua calda, se vuoi. Vabbè, ma c'era questo. Non ascolta nessuno. Che fai? Con la mia voce. Ok, pulisco i gamberi. Pulisce i gamberi. Lascio solo la coda. Poi le passo un attimino nell'olio e nel sale. Faccio con la mandolina. In padella non è del sale? Sì. Sì, ma allora se mentre sgusciamo i gamberi. Sì, brava, però. Che c'è? Dimmi. Poi ti spiego, perché devo. La calda, calda. Non devi fare per forza quello che dico, è solo fa. Io penso. Che c'è? Mi fai confondere. Via, 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 via. Via? Via, via. In questo caso c'è una nuova legge che implica il fatto che il campanello sia gettato al pubblico, così nessuno chiede. Scherzo. No. Me ne ricordo, tranquilli, che me ne ricordo. Il gambero, cioè i crostacei in generale, sono un po' famosi e utilizzati per fare la catalana. Molto buona, però rendiamola un po' più nuova. Quindi fate un mix fra gamberoni, gamberi più piccoli, carabineros, che sono i gamberi quelli con la striscia nera, scampi, eccetera, crostacei vari. Preparate un brodo con sedano, carota e cipolla, mezzo limone e un po' di vino bianco dentro, e anche dei grani di pepe. Si chiama un brodetto aromatico, non facciamo le cose difficili. Lì ci si scotta il pesce e si serve con cuori di sedano, cuori di finocchio, carote, pezzettini di cetriolo, ma soprattutto frutta acida, quindi ananas, lamponi, kiwi e fragole.
e poi accanto fate delle salsine, magari scaloni, aceto o del balsamico. Quella è una catalana, più si chiama hawaiana, bella colorata, che abbina la dolcezza delle verdure con la freschezza e acidità della frutta. Sul crostaceo, che è dolce, stanno bene. Un supplì per me, poi tu volevi una margherita e bianca con un po' di mortadella a parte. Con, I know my chicken, yes. Quanto ci mettete? Quanto tempo abbiamo? 8 minuti? Sì. 8 minuti massimo, per favore. Va bene? Sì, sì? Grazie. Rugiati! No! Rugiati! Grazie, a tra poco, grazie. Niente, no rumore, stia tranquillo, grazie. Oh, Simo. Ah, ordine il menù perché uno pago io, due faccio assicurare. Certo, scusa, Allora. No, tu, ah, mannaggia, tu che volevi? Vabbè, li richiamo, dai, dopo il pezzetto della mia. Anche no, io mangio volentieri i gamberi. Ma come li mangio volentieri, Fiammi? Beh, con lo champagne. Potete picchiarlo in due, se la fate. In due modi, o semplicissimi, cioè buttati nell'acqua appena sbollentati e poi dopo un sughetto fatto con quello che hanno nella testa, oppure molto complicato alla Stroganoff. Vladimir Stroganoff, un caro amico di Fiammetta che poi a un certo punto gli ha fatto: Fiammetta, te li faccio così, alla Stroganoff. Con una salsa fatta in padella, che è fatta con senape, Worcester sauce. Li copre molto, però. Come moltissimo, però diciamo due modi opposti. Oppure sbollentanti in un courbouillon. Anche. Ma certo, un courbouillon. Mi porti subito un courbouillon di Camperon Carabinieros. Nessuno capisce niente quando parli di courbouillon. È un brodo. Se ti fai al ristorante, non te ne capiscono. Come mai? Chiara, gamberi e poi torno nei miei conti. Poi ti piace gli olio e peperoncino, ma fai morire, guarda che sei una cosa assurda. Spiega, allora, cioè, spieghiamo i gamberi di Carabaccio. Linka Riccardo sul blog. Ma così. Guarda che c'è venuto sul blog, sì. Ha cercato anche delle ricerche. Si chiama Sorella in Pentola, punto net. Grazie. Vabbè. Ok, parliamo di gamberi. Allora, comunque, gamberi. Qui ci sono mille ricette. Sì, mille ricette. Dammi una strana. Ecco. Una strana, i gamberi fritti in crosta di cocco. Per cui fatta con una panatura con il cocco secco grattugiato, mischiato però con il pan grattato, che viene una panatura molto croccante, leggermente dolce. Il cocco grattugiato in polvere, sì. Cioè per dolci e per salati, perché quello per dolci ha un 5% di vaniglia all'interno, di zucchero alla vaniglia, che lo dolcifica. Quindi, si potrebbe fare anche come lo si sceglie. Può essere un'idea, hai detto strana. Ma quante ne so, quando le porto al ristorante mi capiscono, perché parlo di tante, faccio come te, passi da una cosa all'altra, sì. E le impazziscono. Tu le fai impazzire con questo gambero cotto al tè e menta in infusione. Esatto. Matteo poi sta frullando le carotine con? Ho frullato le carotine con solo cotte con l'acqua e sale, semplicemente. Sei a dieta? No, no, però mi piace evitare... mi sono preso la panna, però non... Niente panna, la lasciamo via. Ok, là stai facendo un brodetto con i gusci. Lì sto facendo andare i porri con le teste. E che ci fai? Col porro faccio un involtino con i gamberi, le teste solo per decorazione, le ho fatte cuocere. Ah, non usi l'acqua quindi? No. Me lo ricordo che mi hai cacciato dalla cucina, No. Io sto a distanza e mi spieghi il piatto. No, vedi, si ritratta poi. Allora. Perdono, allora, adesso sto cercando senza romperle. Di un po' d'olietto sotto no, eh? Perché volevo dargli questo. Siete tutti... Bene, vai, cioè, pensate che comunque questi lo assaggiano. Ma ce lo mettevo dopo a crudo l'olio. No. Anche una cartata di oliva scolane, per favore. Grazie, per tutti. Grazie, va bene. Una cosa. Grazie. Arrivo da Fiammetta, dimmi solo questo. Il cacao, che si sa che sta bene con la melanzana, come lo usi? Esatto. Poi te lo faccio vedere? Sopra? Sopra alla fine? Sì. Promesso. Marito l'ha provata questa ricetta? Sì. Gli è piaciuta? Sì. Sappiamo che non è sposata con Riccardo Rossi. Andiamo da Fiammetta. Io volevo dire una cosa sulla maniera in cui lei cucina. Perché al di là della se brava, non è brava, com'è il risultato, però questa maniera così
aggraziata, così femminile, per cui tutti i cuochi importanti, e magari anche tu, ricordano di avere imparato le prime cose da una donna così ai fornelli, che cucinava con affetto, con amore. Io avevo Tata Gigliola, ecco. Mia nonna Poi, Livia. I grandi cuochi anche, no? Perché i grandissimi cuochi dicono da chi ha imparato, cioè hanno nel grande ristorante la foto della mamma, della zia, della nonna. Importantissimo. Hai fatto un ottimo intervento. Mi hai fatto venire a mente un sacco di belli cuochi. Matteo, di chi ce l'ha la foto in cucina? C'ho foto di un computer. No, di un piatto di pasta. Sai qual è? Non tutti hanno avuto questa fortuna. Allora, scherzi a parte. Tutti e due avete avvolto in un manto vegetale questo gambero. Lei con la melanzana, che è servita a proteggerlo dalla cottura violenta della padella, e quindi si tosta la melanzana e cuoce all'interno il gambero mantenendo i succhi. Qua invece il gambero l'abbiamo cotto in infusione in un tè verde alla menta e poi avvolto nella dolcezza del porro, anch'esso sbollentato a parte. Esatto. La crema di carote, così semplice. Un piatto molto minimalista. State pensando entrambi anche alla decorazione, ciò ci piace. Un minuto circa, il cacao, che è quello che dà il tono diverso. Riccardo, io vorrei che la regia fidati, frizzasse la faccia di Riccardo mentre buttava il cacao, che ti guardava come dire meno. Bello, mi piace quello di Matteo, che deve consegnarmelo il prima possibile. Ci sei? Sì. Dai. Perfetto, bravi in anticipo. Un applauso anche. Molto minimal entrambi, molto moderni. Allora, partiamo con quello di Annalisa. Quella che ha fatto un gambero in rollè, avvolto in manto di melanzana, scottato in padella con cacao e patata schiacciata e basta, semplice. Ringrazio Fiammetta per avermi lasciato quello con meno cacao. Dovrebbe essere questo. Uh-huh. Ma mai sei così aperto mentalmente, Riccardo, che sono sicuro che approvi. Lo so. Poi a tavola c'è silenzio, di solito si dice che è segno buono. Infatti a me non dispiace assolutamente il cacao. Allora, si sentiva molto di più all'olfatto, quando stavo per mangiare sentivo molto il cacao. In realtà il gusto è perfettamente bilanciato, quindi è assolutamente riuscito secondo me come piatto. Il tema era il gambero, quindi deve essere esaltato il gambero e creativo, esaltato. Appunto. Ed è anche creativo. Io non so molto che dirti, perché effettivamente questo è un piatto che non ho mai mangiato in vita mia. Proprio adesso mai. L'hai mangiato, che ne pensi? L'ho mangiato, mi sembra un piatto così. Non ci sono sapori forti, perché per fortuna questo cacao era molto poco presente sul mio campero, e quindi insomma è andata. Lo mangeresti? Cosa? Se ti dovessero portare un piatto così a sorpresa, scanserei tutto e mi direi il campero. La metà. E mentalmente è molto interessante, perché c'è la melanzana che combina col cioccolato nella grande tradizione siciliana, il gambero e la patata che ammorbidisce il tutto. Però dal punto di vista del sapore io trovo che la spolverata di cacao è troppo dominante sulla dolcezza del gambero. Insomma, un gioco di equilibri, però il piatto era interessante. Sì. La cottura del gambero com'era? Buona. Excellent. Ok. Questo invece è il piatto di Matteo, che ha fatto cuocere le code di gambero in infusione in un tè verde profumato alla menta e menta fresca, quindi una cottura molto delicata, neutra, senza grassi, e lo ha abbinato poi in manto di porro con una purea di carote in purezza. Purezza, esatto. Cioè, solo carote, olio e sale, se non sbaglio. Esatto. Allora,
mangiare questo, pochissimo porro, un mischio poco. Ti piace il porro? Sei allergico? No. Metto oggi anche la spilla di porro la menta. Pensa a girare con un porro qua. Si è usata la crema. Sì, l'ho presa insieme e vanno mangiati effettivamente insieme. Sì. Perché sono due gusti talmente delicati, però nella delicatezza del piatto, che visto così sembra veramente in purezza il gambero, sembra naturale, sembra appena scottato, in realtà ha dei sentori proprio in bocca, un retrogusto splendido, quindi delicatissimo, molto ben riuscito. Devo dire che mi trovo nuovamente d'accordo con Chiara Maci, perché avverto veramente questa bollitura nel tè verde o la menta o quello che è. Ah, lo avverti. Quindi, ma non lo sai avverto, cos'è. No, però molto buono, devo dirti buono. E quel coso verde, lo scalogno, mi dici te, praticamente è buono, azzeccato. I like it e apprezzo la delicatezza di questo piatto. Scegli una lingua poi per il prossimo. Sì. Che mette fa da parlare in francese adesso? È un piatto molto interessante che lavora sulla concentrazione dei sapori sottili, secondo me, senza che uno sorpassi l'altro. Quindi lo trovo un piatto di grandissimo interesse. Quindi me lo votate da 1 a 5. Questo? Sì. Io intanto ringrazio Fiammetta e Chiara, sì, perché nelle due fasi della votazione sono comunque entrambe, prima e dopo Riccardo Rossi, per... No, è un cuscinetto, un cuscinetto. Dovevate gestire in qualche modo. E qui però io devo... Pensa in caso, pensi. Eh. 15 a 10 per Matteo. 29 a 22 per Matteo. Non sono tanti, questi punti. C'è da presentarlo questo piatto. Quindi, cioccolato o pomodori ripieni? Non lo assaggeranno, sarà solo presentazione. Cioccolato. 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 Goloso. È il cioccolato l'ingrediente principale della prova di presentazione. Ultima prova. Elaborare, presentare e far diventare attraente allo sguardo questo bel cioccolato. Avete 7 minuti di tempo per stupire visivamente i nostri 3 giudici. Via il tempo! Allora, Annalisa. Se vuoi dirmi quello che fai. Una fonduta di cioccolato, ora prova a metterlo nel microonde. Vai. Quello. Premilo più di una volta, secondo di quanti secondi. No, 2 minuti. È già impostato. Okay. Perfetto. E che ci inzuppi in questa fonduta? Allora, verdura. Verdura? Come? Niente, frutta ha detto. Ah. Sì. Anche frutta. Frutta e verdura. Esatto. Non ti far intimorire dall'uomo nero là. E poi faccio un po' di zucchero caramellato. Sì. E ora taglio la verdura. E ora tagli la verdura. E come dire, e ora lasciami in pace. No, no, assolutamente. Qua che fai? Qua, aspetta. Mi dovresti mischiare la crema, questa crema di cioccolato con la panna. Un lavoro duro, eh? Un lavoro duro. Bene. Allora, stai sbattendo delle uova, della farina e dell'acqua gassata. Sì. E del latte. Per fare una crepe. Per fare una crepe. La padella... Sai che vengono bene con la padella molto calda le crepe? Ok. Molto bene. Ho colto. Hai colto? Ma io non ho detto niente. Allora, la panna con questa crema alla nocciola, crema cioccolato e nocciola. Crema cioccolato e nocciola, sì. Ok. Per non farla smontare, perché si smonta, si fa questo, guarda. Mi lascio un po' di panna montata a parte. Metto la pasta di nocciole che... Proprio per essere pastosa, non si amalgama subito facilmente, quindi mi smonta un po' la panna. E quindi, lasciando la panna poi a parte, ridò un po' di aria. Che ci fai con tutto questo? Quindi, crespella farcita con questa mousse? Facciamo una crespella, crespella col cacao, poi ci metto il cacao in polvere nella pastella, farcita con quella mousse e poi decorata con un po' di frutti rossi, un po' di cacao in scaglie.
cioccolato in scaglie. Sì, scusa, cioccolato okay. in scaglie. Mi sta venendo anche fame, guarda. Movimenti dal basso verso l'alto, così non si smonta. Che usi, burro o olio per fare la crespella? Burro. Burro, perfetto. Questo è un piatto del tipo, amore, a mezzanotte e un quarto. Sì. Ho un po' fame, ho voglia di qualcosa di dolce. Prendi uno yogurt in frigo. Finisce il discorso. Vabbè, ma se ti vuoi tenere una ragazza e farla felice come noi uomini. Ma perché è incinta, un trigemellare, forse, per quello. Allora mi alzo e vado. Grazie, a prendere Simone. Un cioccolatino. Allora, sai che se adesso che hai messo un pochino di latte nel cioccolato che ha il burro di cacao, tu lo giri velocemente e diventa di un lucido? L'ho fatto, ma non lo vedo. Giusto, faccio. Mi dai, no, mi dai fai un bacino? Diventare... Mi dai un bacino, dimmi che mi vuoi bene. Mi fai diventare lucido questo, grazie. Ah, quello è l'aiuto? Certo, vi fidate, eh? Uno, mettimi una... Potete parlare, giuria. Vorrei fare una domanda, Fiammetta Falla. Vai, sì. Vorrei fare una domanda. Dunque, questo luogo comune della cioccolata svizzera ha ragion d'essere o no? Qual è il luogo comune della cioccolata svizzera? Che è la più buona. E quindi è un dato di fatto. Però, tuttavia, la cioccolate, il cioccolato in Piemonte è straordinario e ci sono delle invenzioni nel cioccolato piemontese, vedi Gianduiotto, per dire una cosa così, che loro non si sono inventati, no. Però sono bravissimi sulle praline, sono meno bravi sul cioccolato che adesso è di super moda, cioè quello con percentuale di cacao enorme, sì. No? Cioè il fondente che va dal 60 fino addirittura al 90, veramente troppo. In quello siamo molto forti noi. Ecco, spero di averti risposto. Poi c'è quel cioccolato fantastico, diciamo locale, tipo in Sicilia. In Sicilia, certo, che è un po' granuloso come quello con la di Modica pure, lo so. Scusa Simone, ma... stiamo parlando io fiammetta. Col peperoncino, molto buono. Prego Simone, se vuoi dire la tua. C'è una ricetta strana. Dai. Ascoltatela, questa vi stupirà. Cioccolato e pesce. Arrivederci a tutti. No, è una ricetta medievale toscana, si fa per Natale, però è buona. Baccalà, dissalato, spinato, si lascia la pelle, si infarina, si rosola in padella antiaderente con un filo d'olio appena, fino a far tostare bene la farina esternamente. Si toglie il pesce e si aggiunge un pochino di cipolla tagliata sottilissima, si sfuma con aceto bianco, si aggiunge pinoli e uvetta ammollata nel vino bianco. Si crea una sorta di salsina, quando la cipolla è praticamente trasparente si riunisce il pesce, un cucchiaino di cacao amaro e un cucchiaio abbondante di cioccolato extra fondente tritato, che il cioccolato extra fondente non è così dolce come si pensa. Si fa sciogliere il tutto, si copre il pesce e il sale del baccalà con il dolce amaro del cioccolato sta benissimo, anche se all'occhio può far strano. Se gli avessero detto a quel baccalà finirai dentro al forno con un cioccolatino non in ho bocca, detto forno. Quello manco nasceva. Vuoi chiedere una cosa? Dimmi. Manca un minuto. Manca un minuto. Vuoi chiedere a Chiaramaci nel frattempo se c'è una mini cosa da fare con il blocco di cioccolato? No, vorrei che voi prestasse attenzione a quello che hanno fatto. Cosa fa lui, te lo ricordi? Di lavoro? No. No, non l'ha detto. Non l'ha detto che ricetta... Lei lascia muti quando vuole. No, di piatto. Cosa fa lui? Lui fa una cosa col cioccolato. Crepa il cioccolato. Ah! Furbo, eh? No, Matteo. Ho variato nella crepa una specie di gofro. No. Ha fatto una, non ti ricordavi cos'era? Era una crepe liquida, che era una nuova moda. Il liquido è il cioccolato, eh? È attenzione, cioccolato. È la tua crema. 5 secondi. Ah, ce l'hai messa a caldo. Sì, ce l'ho messa a caldo. Ce credo. Stop! Stop al tempo. Scusa, cos'è che non hai fatto in tempo a fare? Ah, cambiare il ciotola. Ah. Anche la cipolla ci hai messo. Ha messo tutti gli spiedini, guarda che carino.
Crespella con un ex mousse al cioccolato che con il calore si è un po' sciolta e un mix frutta e verdura. Non lo voglio subito il parere, vi lascio un po' di tempo. Intanto potete assaggiare se volete. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci rientrati in studio per il dolce, appunto, il cioccolato. Situazione di 29 per Matteo a 22 su Annalisa. Non è successo niente, possiamo sempre recuperare nell'ultima manche, quella che avete appena concluso, rielaborando delle presentazioni con il cioccolato. Primo piatto da visionare è la fonduta di frutta e verdura di Annalisa. L'idea è originale, però diciamo che non è detto che la carota e il peperone debbano essere considerati rivoluzionari in questo piatto, perché in fondo sono dolci. Questo è molto grazioso perché è caramellato. Diciamo però che l'insieme con questo forte odore di cipolla che emana e questa presentazione così è un po' modesto. Se vuoi Riccardo puoi assaggiare il cipollotto col cioccolato. No, pensa. Il cipollotto. No? Non siamo per contratto, non siamo tenuti, volevo dirtelo. Noto degli stuzzicadenti a forma di cavalluccio marino infilati in una fracola. Quindi fammi notare che l'eleganza. Sì, allora, insomma, però fatto sta che queste fragole sono carine per come sono state tagliate, però la cipolla manda un odore, devo dirti, veramente scostante. Questi sono carini, sembrano delle lecca-lecca, però se dobbiamo parlare di presentazione, francamente, anche la cioccolata messa così qui dentro sembra che già qualcuno ci ha smucinato altre magari due biscottini, capito? Poi ha detto la frutta gliela lascia loro, scusa, capito? Ecco, scusa un attimo. Smucinare, ovvero dire, girare violentemente dentro fregandosene degli altri. Smucinare. Cosa che spesso fa Riccardo. Esatto, bravo. No, allora, secondo me è un peccato, no, infatti è venuta via la è un peccato perché, essendo qui proprio presentazione, l'idea della frutta, della fondue al cioccolato, proprio fatta così, sarebbe splendida. E ti dirò, non è neanche la cipolla, secondo me, la cosa che disturba. È proprio la mancanza, magari, di un po' di attenzione, anche solamente con questo vasetto. Magari usarne un altro per l'avevo consigliata, ma non ci ha fatta perché manca proprio di presentazione. Peccato. Non ho fatto in tempo a cambiare. Perché ti invoglia a mangiarlo, però effettivamente è poco curata la presentazione. Purtroppo una delle nostre regole fondamentali è il tempo. E questo è il piatto di Matteo. Cosa è successo? Cioè, non capisco cosa c'è qui sotto. Un enorme rognone coperto da qualcosa, un fungo. Bene, rognone proprio vuol dire che è buon segno, tranquillo, buonissimo. Un fungo velenoso, tagliato in questo modo e sopra è stato coperto da non capisco che cosa. Devo dire che sono un po' delusa. No, è un piatto astratto. Ah, è astratto. Sì, astratto. Adesso cambia tutto, lo potevi dire, no? Allora diciamo che può essere presentato in una mostra di cose astratte, laddove però gli astanti che la vedono non sono portati né a assaggiarla né a mangiare una cosa buona dopo. Esplosione sul pianeta X. Sì. Io ti devo dire una cosa, in una parola che ho utilizzato Fiammetta in precedenti puntate, devo dirti, sconfortante. Sta andando bene ragazzi, devo dire, sconfortante. Quindi ecco, io preferisco veramente così, passare la palla a Chiara Maci. Chissà se sul blog, Oddio. Magari sul blog ci inventiamo qualche cosa. No, se fotografassi questo piatto effettivamente... Posso fare una cosa? Sì, qui per farlo star detto, grazie. Sì. Effettivamente se fotografassi questo piatto per il blog nessuno capirebbe che è un piatto dolce, perché da vederlo, io ci ho visto un vitello tornato, vederlo da lontano, te lo giuro, cioè, e vederlo detto... Il problema c'è. No. Quindi sì, come presentazione dai, è un po' limitata, peccato. Ok, gessetto alla mano. Ah, gessetto, quindi è una prova valida, quindi. Votate il piatto di Annalisa. Dai. Cos'è un 3?
Sì. La presentazione, ragazzi, è stato drammatico. Piatto di Matteo. No, dai, scusa. Dai. No, era uno scherzo, no, ci mancherebbe. Era per mancherebbe no, non classificato, non si può fare il voto, quindi questo. Oh. Benissimo. Anche buona io. Per 7 a 4 pizza Annalisa. Forse è stato comunque un vincitore. Sì, Matteo, 33 a 29. E che vediamo di... Venite con me, andiamo a mangiarli? Ma non lo so, vince il kit di Cuoche e Fiamme, Matteo. Ma assaggiatelo, io vi aspetto assaggiatelo qui, a Cuoche e Fiamme, state con noi. Io lo mangio. Ma che cosa fa? 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 Era un pancake, non era una pancake.